Beh, le mie ricerche si fermano qui. Posso aiutarti? Non lo so, hai un sintetizzatore di DNA? No, ma c'è un negozio di autoricambi a Fort Klamath. Dick, non stiamo parlando di macchine. Ma perché ci casco sempre? In realtà forse so dove trovarlo. E dove? Nel tuo laboratorio, alla Cloverdale. Ok, perfetto. Dobbiamo solo trovare un modo per superare le montagne. Hai ragione, non è una cosa facile. Ma tu conosci un passaggio, giusto? Devi portarmi con te. È un ordine, tenente? Sì. No, cioè, insomma, non Decidete. È un ordine. Non lo so, vuoi portarmi con te o no? Ma il bagaglio leggero. Ehi, Dick. Senti, se stai per dire grazie un'altra volta. Dimmi quando sei pronto. In partenza, tenente? Colonnello, capitano. Sì, dobbiamo recuperare un macchinario di cui ho bisogno. Capisco. Come vanno le... Con Dick, cioè con il caporale St. John, abbiamo fatto notevoli progressi. Grazie di averlo assegnato al mio progetto. Fa progressi anche il tenente Weaver. Potrà testare la sua arma chimica alla fine della settimana. Ho saputo. Anch'io sono a buon punto. Ricorda che per noi sei più preziosa dei macchinari. Quelli si possono rimpiazzare, ma tu no. Sono già stata nell'incubo, Matt. So cavarmela in caso di problemi. Questo è il terzo giorno di fila che mi tocca. A presto, tenente. Caporale. Vorrei esaminare le attrezzature di Weaver ed essere aggiornato. Signor. Devo verificare lo stato dei lavori e... Perché tutta questa pantomima? Cosa? Tutti il sì signore, i no signore, il saluto militare, le gerarchie, le uniformi. Mi sembra inutile ora. Eri nell'esercito, dovresti saperlo. Era diverso. Perché? Perché c'erano miliardi di persone. Insomma, un corpo militare aveva ragione di esistere. Io credo che abbia più senso ora. Perché? Perché lì fuori regna il caos. Abbiamo bisogno di ordine e disciplina, ora più che mai. Sai, ho visitato molti campi e tirano avanti anche senza un colonnello che ti ansima sul collo. Certo che è ironico, tu che trovi inutili le uniformi e le gerarchie. Che significa? Pensavo lo stesso dei motociclisti al tempo. I gradi, come capitano di strada o presidente. E le toppe e i tatuaggi erano come un uniforme. E quando scendevate in strada tutti insieme sembravate un esercito. Barbe e moto a parte, ovvio. Beh, in effetti... Non hai tutti i torti. Devo confessare di essere rimasta sorpresa quando ti ho visto senza il gilet al campo. Credevo che non ci avresti rinunciato per nulla al mondo. Dai, il mio gilet! Chissà se il colonnello accetterà un cambio di uniforme. Sì, infatti. Dove andiamo? A Diamond Lake. C'è una vecchia strada del corpo forestale che aggira il monte Tilsen a occidente. Ok. Ehi! Spegni il motore! Devi tornare indietro, bello. Abbiamo l'ordine di controllare che... Di controllare che cosa, caporale? Mi scusi, non l'ho riconosciuta. È un ordine del colonnello. Serve a evitare il rischio di disertori in fuga. Mi stai accusando di diserzione? No, signora. Allora lasciami passare. Caporale, cosa ci fai ancora lì? Spostati immediatamente, ho detto. Sì, signora. Scusi, signora. Gesù. Ma dovrò fare il rapporto? Sì, mi sembra ovvio. Sembrava fare sul serio. Che intendi? Ha detto che ti avrebbe denunciato. Secondo te come la prenderà, Matt? Il colonnello gli dirà di farsi i cazzi suoi e di non dubitare mai di un ufficiale. Oh mio Dio! Che c'è? Niente, è solo che la vista da quassù è incredibile. Sì, ormai non ci faccio più caso, insomma.
dopo tutto questo tempo. Com'è possibile? È da mozzare il fiato. Già, il mondo si desta, grato per un'altra alba. Se passassi i tuoi giorni a guardare in un microscopio, magari l'apprezzeresti di più. No, ma lo apprezzo, non credere. Ammirare il sole che sorge è infinitamente meglio dell'alternativa. Devo essere onesta. In certi momenti ho pensato il contrario. E sarebbe stato meglio non vedere un altro giorno. Conosco la sensazione. E cosa ti ha dato la forza di andare avanti? Ah, non lo so, forse se non mi sono arreso è solo per la mia testardaggine. Non ti credo. Anch'io volevo farla finita, Santa, credimi. Ma poi Boozer ha avuto l'incidente al braccio e io... non potevo lasciarlo morire, no? E vederlo lottare con i denti per la propria vita, nessun motivo di farlo, non un cazzo di motivo. Beh, forse l'ho fatto per lui. Per non deluderlo. Potevo uscire di scena in quel modo. Poi ho scoperto che tu eri ancora viva. E è stato allora che... puoi immaginarlo. Che avrei voluto farla finita sul serio. Sì, certo. No, seriamente. Ma poi ho ricordato che avevi ancora l'anello dei Mongrel. E questo mi ha dato la forza di andare avanti. Così ho deciso di cercarti per riaverlo indietro. E sai com'è andata a finire. Merda. Esatto. Verranno giorni migliori, lo sai, no? Certo! Sì, possiamo farcela, Deacon. Io ci credo. Stai cercando di convincere me o te? Dovremmo esserci, giusto? Sì, siamo quasi al tunnel di Tilsen! Serve una mano per togliere quell'affare. Accidenti, ma che diamine è? Quello è un sigillo, è un segnale di avvertimento dei ripugnanti. Chi sono i ripugnanti? Erano i membri della Requiescat in pace, una setta. Si martoriavano, adoravano i furiosi, volevano unirsi a loro. E... come vedi, la tolleranza non era esattamente il loro forte. Cosa facciamo se li incontriamo? Non li incontreremo. Allora mi aiuti o no? Sì, certo. Ok, reggiti forte. Non c'è molto spazio. Cazzo! Non mi sorprende che abbiano abbandonato le auto. Questo è niente. Sulla vecchia strada per Belknap c'è un tunnel che io e Boozer abbiamo attraversato centinaia di volte. Al presidio della Nero c'era una fila lunga chilometri, quando tutto è andato a puttane. È terribile! Ho visto di peggio, ma... sì. Pensavo di rivedere questo posto. Ok, bene, la corrente è ancora attiva. Sì, questo non mi stupisce. Sul tetto c'è una rete di pannelli solari. Si vociferava di un generatore a energia nucleare, ma non l'ho mai visto. Ok, ma come pensi di entrare? Ti faccio vedere. Hai detto che la corrente è ancora attiva. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Buon pomeriggio, Sarah Irene Whittaker. Bentornata al centro ricerche Cloverdale di Iron Butte. Sono passati 751 giorni dal suo ultimo accesso. Attenta, prego. Sì,
E non mi ricordavo di tutta questa tecnologia. Niente di che. Irie non ha intelligenza. È poco più di un'applicazione per smartphone. Irie? Architettura di interfaccia per la rete interna. Oh mio Dio! Cosa c'è? Niente, solo... Madonna diavolo. Guarda, sono piante di mais. Sarà, dovrebbe essere... Ma il sistema di irrigazione è totalmente automatizzato. Fin quando riceve corrente, si mantiene in funzione. Cristo santo, questo posto è un paradiso. Ha cibo, acqua, elettricità e una recinzione come Dio comanda. Strano che non ci sia nessuno accampato qui in giro. L'hai detto tu, la corrente è attiva e 8000 volt bastano a scoraggiare qualsiasi intruso. Visto? Andiamo! Infatti, deve essere questo che li rende aggressivi. E l'aggressività è pericolosa. Io dico di uscire, ma senza fare rumore. Ok. Andiamo. Va bene. Cosa è successo qui? Non lo so. Cosa? Sara, queste persone lavoravano qui, vero? Tu le conoscevi? Sì. Non le conoscevo. Su, andiamo. Quindi qualcuno ha sparato a tutti mentre provavano a scappare? Sembrerebbe proprio di sì. Poi hanno isolato la struttura e se ne sono andati? Per quale motivo? Non lo so, Deacon. Non lo so, non ero presente. Sara Irene Whittaker, ID 2007659. Merda. Questo non funziona. Vieni, qui ce n'è un altro. Ok, perché... come l'hai chiamata? Irie? Perché Irie è in funzione all'entrata principale e non alla porta d'ingresso? Beh, mi sorprende funzioni ancora. Gli informatici si lamentavano sempre dell'instabilità del sistema e questo quando la manutenzione era settimanale. Ora sono passati... quanto? 2 anni? Diavolo, non capisco quale sia il problema. Ehi, Sara, ricordi quando hai detto che nessuno può entrare qui? Sì, perché? Forse sono già dentro. Ma che stronzi!
Sì, hai ragione. Hanno bloccato il sistema. Ehi! Fateci entrare! Non vogliamo creare problemi. Siamo qui di passaggio. Dobbiamo entrare! Beh, conosci altri ingressi? Sì. Sì, ho un'idea. Andiamo. C'è un'uscita di sicurezza sul retro dell'edificio. E perché non hanno chiuso anche quella? Non è detto che qualcuno abbia isolato la struttura. Forse è un malfunzionamento. E le uscite d'emergenza non si possono bloccare. Protocolli di sicurezza della Cloverdale. Ok, ci siamo. Dobbiamo solo capire come arrivare lassù. Aspetta, forse ho un'idea. Potrei sparare al chiavistello. Figlio di un cane! Ottima mira. L'avevi già fatto? Sì, un paio di volte. Non mi convince perché non mi lascia andare per primo. Non so che cosa sia successo nel parcheggio, ma ti garantisco che nessuno può superare il recinto senza autorizzazione. Io li conosco. E se c'è anche Jim, ci farà entrare. Jim? Jim, la guardia giurata. Jim che mi ha quasi sparato perché ero passato a prenderti. Dicono, è passata una vita e sono cambiate tante cose. Sì, e non in meglio. Sara Irene Whittaker, ID 2007659. Buon pomeriggio, Sara Irene Whittaker. Bentornata al centro ricerche Cloverdale di Iron Butte. Sono passati 7 minuti dal suo ultimo accesso. Attenda, prego. Visto, lo sapevo. Le altre porte avranno qualche problema. Pronto? Andiamo! Stai giù! Ma che bastardo! Stavi dicendo? Già. Se nella vita ho imparato qualcosa. E non fidarti. Aspettati. Sì, comincio a capire che cosa intendi. Resta qui. Mi serve tempo di copertura. Fa quello che allarme puoi. Allarme di livello 4. Rilevati con l'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Ehi, se li hai a tiro, spara quel cazzo di altoparlante. Questa voce mi fa impazzire. Non dirlo a me. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contromisure letali autorizzate. Bene. Attenzione, attenzione. I soccorsi sono stati allertati. Polizia in arrivo. Arrenditevi e non vi sarà fatto alcun male. Arrivo. Attenzione, attenzione. Allarme di livello 4. Rilevati colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Libera. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, saliamo le scale, contromisure letali autorizzate. D'accordo, andiamo. Attenzione, attenzione,
Allarme di livello 4. È chiusa, aspetta. Sarah Irene Whittaker, ID2007659. Sarah Irene Whittaker, sicurezza compromessa. Il centro ricerche Cloverdale è in isolamento. Ripeto. Disabilita, ID2007659. Attenzione, disabilita. Contromisure letali. Il protocollo di sicurezza Alpha 761 è stato disabilitato. Oddio, sta un po' zitta, cazzo. La sicurezza interna è ancora in funzione. Sei pronto? Sì, ma stavolta vado io per primo. Ehi, stavolta entriamo insieme. Attenzione, attenzione. I soccorsi sono stati avvisati. Polizia in arrivo. Arrendetevi, non vi sarà fatto. Cecchini, sui tetti. Attenzione, attenzione. Allarme di livello 4. Rilevati colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contromisure letali autorizzate. Attenzione, volta. I soccorsi sono stati Sarah Irene Whittaker, ID2007659. Disabilita la sicurezza e la cazzo di risposta vocale. Oh, ok, stai pronta. Sì. Saludetelo! Saludetelo! Chiudete questa cazzo di porta! Ora! Jim, aspetta! Attenzione, ma che bastardo! Allarme di livello 4. L'hai detto 4. Tu! Niente, rilevati come prima. Colpi d'arma da fuoco. Personale di... Controlliamo se l'aria è sicura. Sì, faccio io. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contromisure letali autorizzate. Accesso non autorizzato. Sarah Irene Whittaker, le tue credenziali attenzione, sono state revocate. Attenzione. Contattare un amministratore per assistenza. Stronza maledetta. Ehi, ehi! Entrare così sarebbe comunque un suicidio. Ogni arma al di là della porta sarebbe puntata verso di noi. Serve un piano migliore. Attenzione, attenzione. Allarme di livello 4. Oh, forse. C'è un modo per raggiungere quel tetto da qui? Da questa parte. Qui c'è una sporgenza. Dovresti raggiungere il tetto dal condizionatore. No, tu ti arrampicherai. Senti, sali su quel tetto e mi dai fuoco di copertura. Attira la loro attenzione. Quando saranno distratti, entrerò da qui. Li coglierò di sorpresa. Ok, sì, è un piano eccellente. Ma, come dire, scordi un piccolo dettaglio. Cioè? La porta è chiusa, ricordi? Oh, merda. Allora, ok, ho un'idea. Cosa? Arrendetevi e non vi sarà fatto alcun. Allarme di livello 4. Metti la mano sul lettore. Che vuoi fare? Sì, sono dentro. L'accesso alla sicurezza è bloccato, ma i codici d'amministratore funzionano. Da qui posso darti un codice temporaneo. Pronto? Sì? Il tuo nome completo è ID5429009, ricordalo. 5429009, giusto? Sì, andiamo. Attenzione, i soccorsi sono stati allertati. Polizia in arrivo. Arrendetevi e non vi sarà fatto alcun male. Vieni, mi serve il tuo aiuto. Pronto? Sì. Ci sei? Sì. Una volta che ho la loro attenzione, entra. Ehi, non correre rischi. Mi prendi in giro? Ormai è l'unica cosa che faccio. Ok, andiamo. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contromisure letali autorizzate. Jimur! So che sei lì dentro! Rispondimi, maledizione! Sono Sarah Whittaker, lavoravo qui, ricordi? ID 5429009. Dì ai tuoi uomini di ritirarsi! Deacon Lee St. John, benvenuto al centro di ricerca Cloverdale. Jim, non deve per forza venire così. Successo, per favore. Merda, forza!
Basta, prendetela! Risposta vocale. Cazzo, Jim, ascoltami! Ok. L'hai voluta tu! Avresti dovuto andartene quando ne hai avuto la possibilità! Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Sei mio. Da quella parte! Forza, ammazziamolo! Sto stronzo! Fuoco! Terra! Abbiamo perso uno! Attenzione, contromisure letali autorizzate con... Attenzione, contromisure letali autorizzate. Attenzione, attenzione, i soccorsi sono stati allertati. Polizia in arrivo. Arrendetevi, non vi sarà fatto alcun... L'ultimo, credo. Attenzione, attenzione, allarme di livello 4. Aspetta qui. Rilevati colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contromisure letali autorizzate. Non sparare! In alto! No, non sparare! In piedi! Non ucciderlo! Ci serve vivo! Cristo, ho detto mani in alto! Ok, ok, ma... ditemi cosa volete. Va bene, d'accordo. È pulito! Ci stavamo solo difendendo. Ora scendi. Tutti i morti all'esterno, Jim. Quelli a cui hai sparato in testa. Non so di che cosa parli. Perché? In fondo che cosa cercavano di fare? Tornare a casa dalle famiglie, magari per portarle qui. Ma sarebbe stato un problema. Noi non potevamo correre rischi. In piedi. Aspetta, aspetta, aspetta! Non posso. Non costringermi. Jim, adesso conto fino a tre. No, 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 no. Uno. Tu non capisci. Due. Per favore, no. Tre. Apri quella porta, cazzo! Va bene, va bene. Spero che... sappiate ciò che fate. Grazie, Jim. Sì, lo sappiamo perfettamente. Non è necessario. Lasciatemi. Mi dispiace, ma non possiamo correre rischi. Forza. Me ne voglio andare da qui. Non ci volevo credere. Di cosa parli? Dio, è tutta colpa mia. Io non capisco. Credevo di capirlo sin dall'inizio. Prima ci occupavamo di coltivare zenzero selvatico e radice d'uva, ma poi tutto è cambiato. Ricerche secretate, autorizzazioni revocate. David l'aveva intuito. Sapeva che qualcosa non andava. Ok, ok, calma. Chi è David? David Gorman era un collaboratore e stagista. Io gli ho risposto che lavoravamo per l'industria farmaceutica in contesti di alta tecnologia e che doveva lasciar perdere perché c'erano in ballo miliardi. Non mi ha ascoltato. Ha violato il sistema, poi ha superato le protezioni e ha scoperto una qualche specie di progetto segreto o okay, qualcosa del un genere. Un progetto segreto, ma rallenta di me. Voleva diventare il nuovo Edward Snowden.
Si era messo in testa di rendere pubblica l'intera vicenda. David Gorman smaschera l'impero del male e salva il mondo. Hai presente? Ma io non gli ho dato retta, Deacon. Gli ho detto che le sue erano tutte paranoie. Ma poi lui deve essere entrato qui e deve aver rubato un campione di qualsiasi cosa stessero realizzando. Aspetta, non capisco cosa intendi. Non è stato facile neanche per me ricollegare tutto. La notte in cui mi hanno ferita, sono passata dalla Cloverdale di Farewell per cercare David, ma lui se n'era già andato. Era partito da 2 settimane. C'è questa importante fiera ecologista a Portland. Forse voleva parlare con dei giornalisti. Probabilmente era già infetto, ma non lo sapeva ancora. Santo Dio. 2 giorni dopo. In 2 giorni, il contagio si è esteso a tutti i presenti, che alla fine hanno preso un aereo e sono tornati a casa ignari. La settimana dopo, 2,5 miliardi di infetti erano morti. Sara, ascolta, non è stata colpa tua. Non potevi fermarlo. Cosa avresti potuto fare per evitarlo? Sono le ricerche. Le mie ricerche erano il progetto. Dicono, io stessa ero coinvolta. Loro mi hanno usata. Ehi, aspetta un attimo. Che c'è? Le recinzioni elettriche, come le disattivo? I relè sono in una struttura vicino alle serre. Perché? Ok, il fatto è che qui ci sono provviste a volontà e pensavo di contattare Boozer. Lui e Ricky devono sapere di questo posto, anche il campo di Lost Lake. Lo puoi caricare da sola? Sì, certo. Ok, nel caso chiama. Ok. Boozer, sono Deacon, rispondi. Lost Lake, mi ricevete? Dick, sei tu? Sì, Boozer, sono io. È un piacere sentirti, fratello. È un piacere anche per me, ma non ho molto tempo. Il centro di ricerca in cui lavorava Sara, quello vicino ad Iron Butte, nella zona dei ripugnanti, è presente, quello intendo? Ascolta, è pieno di cibo. Ci sono quintali di mais. Chiedi a Ricky e a Iron Mike di mandare qualcuno. Quindi l'hai trovata? Cioè, hai trovato Sara? Sì, l'ho trovata. L'ho trovata, Boozer. Questa è una grande notizia, Dick! Quando pensi di portarla a Lost Lake? No, prima devo fare un'altra cosa. Sì. Di stare attenta. Ti prego. Boozer. Boozer. Lost Lake, rispondete. Cazzo. Qui Lost Lake, passo. Ricky. Ok, bene, ascolta. Dick? Sì, sì, sono io. Senti, c'è un... Non speravo di risentirti. Iron Mike ti dava per morto. Senti, non ho molto tempo. Qui c'è un... L'hai trovata? Sì, l'ho trovata. Ricky? È splendido, Dick. Anche lei ce l'ha fatta. Esattamente come noi. Dick? Sì, però ascolta, sono in un centro botanico con energia elettrica e anche recinzioni. Corrente e recinzioni. Se decidete di venire, chiedete a Boozer dove lavorava Sara. Vicino ad Iron Butte, lui lo sa. Se venite, troverete cibo. Una montagna di provviste. D'accordo. E lui come sta? Oh, sta bene, bene. Mike l'ha nominato capo della sicurezza. Stai scherzando? È grandioso. Puoi dirgli che... lascia perdere, devo andare. Ciao, Dick. No, solo una cosa, aspetta. Ti ricordi quando mi hai detto di accendere una candela? Avevi ragione. Lo so. Passo e chiudo. Ciao, Ricky. Ce l'hai fatta a parlargli? A Boozer? Sì.
Sì, sì, gli ho detto che sei viva e che stiamo bene. Ma non mi sono dilungato perché dobbiamo attraversare il passo prima che cambi il tempo. Tu che ne pensi? Non lo so, non promette nulla di buono. Ma vale la pena provare, quindi diamoci una mossa. È libera. Ehi, ti va di mangiare qualcosa? Sì, solo un secondo. Avevo i vestiti fradici. Scusami. Credevo di morire congelata. Volevi mangiare o... Sì, sì, certo. Okay. Sì. Non ho neanche fame. Già, neanch'io. È freddo, vieni qui. Thank you.